Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vi porto ad un evento veramente, veramente figherrimo. Infatti, oggi avevo promesso che avrei fatto un video con un ospite e voglio mantenere le mie promesse. Vi voglio portare a vedere l'evento che si terrà in Feltrinelli, in Duomo, alle 18.30, in cui un autore molto famoso, che è Joël Dicker, l'autore della Verità sul caso Henry Quebert, presenterà il suo nuovo romanzo. Quindi andiamo. Allora, vi dico subito che innanzitutto questo ritorno di Joël Dicker che scrive un thriller secondo me era abbastanza atteso, più che altro perché vabbè, lui era un po', alla fine era saltato fuori anche un po' come un ragazzo prodigio, comunque esce con questo grande thriller di esordio, osannato dalla critica, e poi, cioè, non dico che sparisce, perché comunque non è sparito, ha scritto anche altri libri di altri generi, ha scritto anche un romanzo storico, mi pare, sulla figura di Churchill, era un romanzo di cui sinceramente non mi ero interessata molto, e adesso torna alla ribalta con un nuovo thriller, poi vi faccio comparire meglio il titolo nei dintorni. Sono al semaforo, al mio dannatissimo semaforo rosso, che è perennemente rosso. Nella mia via c'è un semaforo e tutte le sante volte che io vado in questo punto, questo semaforo è rosso e rimani 20 minuti fermo. Je suis très touché d'être à Milan et je... Ça m'aurait évidemment paru très difficile de venir en Italie et pas de venir à Milan, et en plus ici, où je commence à avoir mes habitudes, avec toi, Anna Maria. C'est comme une famille qui se réunit tous les deux ans, et ça me fait très plaisir. Certo, c'è l'indagine, questo libro però non è la spina dorsale di questo libro, l'indagine non è il motivo di esistere, la ragion d'essere di questo libro. Come è stato detto, effettivamente in questo libro ci sono 30 personaggi che si incontrano appunto in questa cittadina. E però tutti i personaggi non sono collegati direttamente con l'indagine. E mi è successa una cosa in Francia e adesso la sto per raccontare. E se passa ça, c'è dei giorni. C'è gente appunto in Francia che mi ha detto: ma non riesco a capire per quale motivo tu abbia inserito appunto questo personaggio nel libro, che con la trama non ha nulla a che fare, perché io effettivamente quando presento un personaggio racconto la sua storia, il suo passato, perché questo romanzo è basato appunto sugli incontri. E quindi questi lettori molto arrabbiati mi dicono: ma non capisco, non serve a nulla ai fini dell'indagine quel personaggio, quindi lo fai semplicemente per scrivere dei libri più lunghi e quindi per venderli a prezzo superiore. Allora, je l'aurais répondu non, mais justement parce que... Posso affermare effettivamente che non si tratta di un giallo, perché tutto non è collegato con l'indagine. Quindi non è un giallo, e lo voglio dire semplicemente per mettere in guardia coloro che vorrebbero leggere effettivamente un giallo, perché si va oltre l'indagine, oltre l'inchiesta, c'è tutta la parte di narrazione attorno appunto a questi personaggi, perché io ho voglia di parlare di questi personaggi, ed è per questo che prima vi dicevo è il mio punto di vista, perché io volevo parlare di questi personaggi perché per me erano importanti, anche se non hanno un collegamento diretto con l'indagine. Alors, je parle de l'écriture ici, mais je crois qu'on pourrait élargir la question à la créativité. Et je crois que la créativité est quand même quelque chose qu'on a envie de partager. Je crois qu'on a envie de la partager. Pourquoi ? Parce que la créativité, c'est un sentiment, une sensation, quelque chose qui vient de l'esprit et qu'on a envie de communiquer aux autres. Et je crois que plus on communique avec l'autre, plus on est capable de communiquer, plus on arrive soi-même à comprendre ce qu'on a fait. Je crois qu'il y a un rapport à soi nouveau qui est très fort, un rapport à soi qui s'inscrit dans le partage. Et j'ai l'impression que, et c'est de nouveau que mon impression et que mon avis, mais j'ai l'impression que quand on essaie de créer quelque chose, qu'on essaie de le partager, et qu'il n'y a pas de réception, il y a une forme de frustration quand même. Et des gens viendront dire non, moi je dessine, mais ça ne m'intéresse pas que les gens ne comprennent pas ce que je dessine. Ou moi j'écris, mais ça ne m'intéresse pas que les gens lisent. Je fais...
Ciao ragazzi, oggi vi racconto un po' meglio che cosa è successo durante l'incontro con Joel Dicker che avete visto un po' per spezzoni. Allora, devo dire, incontro molto bello, cioè si è parlato, insomma, l'autore ha parlato un po' sia del processo, diciamo, di creatività che sta dietro il suo libro. Mi è piaciuto molto perché sono stati fatti un sacco di riferimenti al modo in cui lui sceglie i personaggi. Tra l'altro ho scoperto che lui fa delle vere e proprie audizioni per i personaggi, il che, cioè, è una cosa stranissima. Ma soprattutto per i gialli, proprio per rendere i suoi personaggi tridimensionali. E un po' si è parlato anche delle emozioni dello scrivere, quindi un po' sia il buco nero dello scrittore, quando magari non ti viene in mente che cosa vuoi scrivere, il messaggio vero e proprio che puoi dare. Si è parlato sia del suo modo comunque di scrivere, proprio del processo creativo, ma anche comunque proprio del romanzo in sé. Si è anche letto il primo capitolo, devo dire un buon primo capitolo, e da quanto appunto diceva l'autore, anche i critici che comunque hanno parlato, anche lui tramite appunto l'ausilio di un interprete, spiegava appunto che questo non è tanto un thriller in quanto thriller, ma è un libro in cui lui vuole parlare di personaggi. Infatti uno degli handicap, tra virgolette, che alcune persone contestano al suo libro è quello di mettere dei personaggi che sono inutili. Mi è piaciuto molto perché comunque lui ha parlato anche proprio del piacere di raccontare la storia dei personaggi secondari, e questo non è un discorso che si sente tantissimo, perché molto spesso, soprattutto quando scrivi un libro di 700 pagine, devi essere bravo a fare questa cosa, perché sennò diventa completamente una cosa dispersiva, cioè se descrivi qualsiasi background di qualunque personaggio secondario può diventare una cosa pericolosa. E invece devo dire che lui ne ha parlato con una linearità, proprio anche con un'allegria veramente veramente bella. Era anche, cioè, diciamo, era molto sorridente, era molto disponibile a parlare, anche quando proprio gli facevano le domande argomentava moltissimo, come avete visto. Poi appunto c'era l'interprete che traduceva in italiano per le persone come me che non sanno il francese. Molto probabilmente chi sa il francese, ad esempio il mio moroso, se l'è goduta molto di più la presentazione. Tra l'altro è stato anche molto disponibile. Io questo non l'ho visto direttamente perché non sono rimasta fino alla parte in cui poi lui ha firmato effettivamente le copie, ma sono andata via appunto prima, alla fine della presentazione, alla fine del momento in cui ha parlato. Però su Facebook ho visto un sacco di gente con foto, autografi, gente che appunto si è fermata proprio a parlare, a intrattenere proprio una conversazione con lui, soprattutto chi sa il francese. E devo dire che mi ha fatto piacere, nel senso che sembrava una persona molto disponibile, molto allegra all'idea di parlare con il suo pubblico. Abbiamo anche imparato il fatto che Joel Dicker, evidentemente per sua stessa ammissione, è una persona gelosa ed è una persona invidiosa. Si è molto parlato anche dei difetti personali, quanto i difetti personali vengono poi rispecchiati appunto nella scrittura della persona, quanto di te stesso c'è in quello che scrivi e quanto poi effettivamente c'è dei personaggi. Devo dire che il romanzo, per come è stato presentato, mi ha parecchio incuriosito, più che altro per il lavoro di background. Cioè lui, che comunque scrive questi romanzi di 700 pagine, ha detto appunto di scrivere anche 70 volte uno stesso capitolo. Cioè alcuni di questi capitoli sono, a parte, lunghissimi, ma cioè pensate, 70 volte per 700 pagine significa scrivere la storia un sacco di volte. Cioè dava proprio l'idea di una persona che fa effettivamente un ampio lavoro di editing dietro ai suoi libri. Ha parlato appunto anche delle difficoltà della pubblicazione, del fatto che effettivamente noi lo vediamo come uno scrittore di esordio perché comunque è una persona giovane, ma ci sono un sacco di romanzi che gli sono stati rifiutati. Mi ha fatto anche piacere il fatto che abbia parlato anche agli scrittori che erano in sala, alle persone che comunque hanno il sogno della pubblicazione. Ovviamente il solito messaggio è: non arrendetevi, mandate, scrivete quello che ritenete sia importante per voi, e questo sicuramente avrà riscontro, se prima per voi avrà riscontro. Quindi c'è stato anche proprio tutto il discorso del valorizzare i propri prodotti di scrittura, investire per quanto riguarda l'editing, investire per quanto riguarda anche la lettura da parte di terze persone che non sia il tuo amico, il tuo fidanzato, il tuo parente stretto, il tuo vicino di casa, perché comunque effettivamente è molto importante per avere un giudizio oggettivo. Devo dire che come incontro mi è piaciuto un sacco, e anche lui bel tipo, nel senso
proprio il tipico scrittore molto abbastanza elegante comunque anche proprio nel modo di parlare, nel modo di porsi e secondo me non vorrei dire un'idiozia, però ha una formazione classica, molto spesso ha fatto riferimento alla filosofia, ho parlato a un certo punto di Socrate, insomma, personaggio assolutamente era da vedere, sono molto molto soddisfatta di averlo incontrato. Purtroppo non avevo con me il libro, quindi non mi sono fatta autografare la copia, però nella memoria lo teniamo. Io spero che questo vlog vi sia piaciuto e sul libro vi voglio dire che innanzitutto parte questo discorso dei personaggi, si parla di un crimine, ma più che del crimine in sé da dover risolvere, che è sostanzialmente un massacro familiare che ci è stato presentato appunto nel primo capitolo, c'è proprio questa storia di lui che racconta, cioè come le persone si raccontano, ed è un libro che parla soprattutto di ricerca e parla anche di illusione, perché gran parte dei personaggi rincorrono l'illusione della felicità. È un libro che parla di felicità e dei vari modi che hanno le singole persone di cercare la felicità. Un po' anche il fatto di dire, non so, mi sposto in quel paese perché in quel paese potrò essere più felice, mentre invece poi l'infelicità ti segue se non sei tu comunque predisposto a trovare la felicità in te stesso, parla di ricerca personale, insomma, sono stati tirati fuori dei temi secondo me importanti, anche molto molto belli, quindi devo dire che personalmente a me, ad esempio, ha incuriosito molto e penso sicuramente che lo leggerò. Non so, voi che cosa avete sentito dire di questo romanzo? Vi è piaciuto il vlog? Vi è piaciuta la presentazione? Fatemi sapere che cosa ne pensate e io vi aspetto prossimamente ad un prossimo video. Intanto vi mando un saluto e a presto.